Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, giovedì, scusate, mercoledì 19 maggio, volevo già correre al giorno dopo. No, sarebbe un peccato perché non potrei parlare con l'ospite che sto per annunciarvi. Intanto, come sicuramente avrete sentito, la curva del numero dei positivi, a me non piace il termine contagiati, perché il contagio rimane questa parola riferita a una patologia gravissima, a un virus bastardo e letale, ma no, questa sottolineatura che fanno i mass media, il contagio, perché contagio sì, puoi essere positivo asintomatico, positivo con sintomi lievi, con sintomi meno lievi, puoi essere ricoverato purtroppo magari in terapia intensiva, non è necessariamente e per fortuna un virus letale, anche se ha seminato tante morti, abbiamo superato i 125.000 decessi, però ecco, per fortuna, se non altro, negli ultimi giorni, quelli che io ho chiamato a un certo punto i profeti di sventura, penso al professor Galli, al professor Crisanti, tacciono perché la curva dei positivi decresce in maniera significativa e il numero dei vaccinati cresce, non ancora velocemente come secondo me sarebbe giusto, per tanti motivi che abbiamo già anche spiegato in precedenti occasioni, tra i furbetti che hanno saltato le file, le categorie protette, eccetera. Però, insomma, diciamo che si intravede la luce in fondo al tunnel, sperando che non sia un treno ad alta velocità che ci viene incontro per asfaltarci. L'ospite di oggi è un attore, un cantante, un musicista, uno scrittore italiano, anche se è nato in Bulgaria, ed è una persona che io ho conosciuto nel 1998 attraverso un libretto di Einaudi che si intitolava L'ebreo che ride, l'umorismo ebraico in 8 lezioni e 200 storielle. Poi l'ho seguito, poi ho avuto occasione di conoscerlo, poi ci siamo un po' persi di vista, come può capitare nella vita, per motivi non solo suoi, anche e soprattutto miei. L'ho ritrovato addirittura candidato al Parlamento europeo nel 2014, quando si fece candidare, prendendo l'impegno di dire e di fare, poi subito dopo l'eventuale elezione, lasciare il seggio a chi aveva preso i voti meno di lui. Quindi mi faccio candidare come candidato di bandiera, come testimonial, condividendo la linea della lista Tsipras, e poi però se vengo eletto lascio il seggio, e lui puntualmente lo aveva promesso e lo ha fatto. Lo dico e lo sottolineo perché altri al suo posto avevano promesso la stessa cosa, poi quando sono stati eletti hanno detto buonanotte Arsecchio, il seggio me lo tengo. E tanto per non farci mancare niente, siccome non siamo omertosi, facciamo nome e cognome, anche l'editorialista di Repubblica Barbara Spinelli. Va bene, ma salutiamo e saluto con grande affetto Salomone Ovadia, Salomone detto Moni Ovadia. Buongiorno. Buongiorno Antonello, buongiorno, grazie per questo invito. Spero di averti introdotto degnamente. Oh, super degnamente. Io considero me stesso un saltimbanco di periferia che ha letto qualche libro poco, e poi che ho avuto la fortuna di nascere in un contesto cosmopolita e di avere diviso la propria vita fra quel contesto e la periferia di una città in cui sono cresciuto, cioè Milano. Ecco, questo, così mi vedo io. Però, insomma, ho fatto un po' di cose, va bene, senza nessuna presunzione, ma ecco, scusate. Sì. Ecco, sono qui. Grazie, allora, comunque, scusami, davvero grazie. Intanto per le occasioni per parlare per me non sono così numerose, e quindi sono molto felice. Poi sono felice di ritrovarti, poi ci diamo del tu, vero? Ci siamo sempre dati del tu. Sì, non facciamo ipocrisie, sono felice molto di ritrovarti. Mi fa piacere, io ho detto che tu sei nato in Bulgaria, io non riesco a pronunciare il nome del paese o della città dove sei nato.
Scusa, sento, io sono nato, sento poco adesso, prima sentivo magnificamente, sono nato a Plovdiv. Perfetto, ma poi sei venuto con la tua famiglia in Italia. Sì, sì, sono arrivato in Italia, ero piccolino, avevo 3 anni e qui e a Milano sono cresciuto. Ecco, e ti sei anche laureato in scienze politiche? Sì, mi sono laureato in scienze politiche, per la cronaca ti dirò che ho ricevuto altre 3 lauree honoris causa, e, diciamo solo plurilaureato. Bene, diciamo che così, facendo la meglia, ne abbiamo 2 a testa, non essendo io laureato e avendone tu 4. Va bene, te le cedo volentieri, te le cedo per la tua grande simpatia e il tuo acume. Sai, le medie statistiche è come il famoso pollo di Trilussa, no? Per cui tu ne hai 4, io ne ho 0, in totale ne abbiamo 2 a testa, ma va bene così. Quando hai scoperto la tua vena o vocazione artistica? Ma guarda, io fin da bambino ho cantato già nei cori scolastici, però diciamo da nella primissima adolescenza ho scoperto una vocazione artistica, anche se per molti anni non pensavo di farne una professione, un corso di vita, perché io ho avuto una grande passione politica dall'età di 14 anni e sono stato rapito dal marxismo, dalla passione proletaria, e pensavo di fare l'economista marxista, qualcosa del genere, e poi invece pian piano ho sentito che esprimermi con la musica, il teatro, le forme rappresentative mi dava molta più libertà anche per comunicare le mie idee e diciamo la mia passione per i diritti, l'uguaglianza, per queste cose. Ecco, tu, la tua famiglia è di ascendenza ebraica sefardita, è giusto? Sì, sì, 100%. I miei, da parte di padre, i nonni paterni erano turchi della comunità ebraica di Smirne, diciamo greco-turchi, ecco, perché il bisnonno era di Salonico, un po' complicato. E però noi già, io sono nato italiano, anche papà era nato italiano, non si capisce questa nazionalità italiana da dove venisse, se dal fatto che noi dalla cacciata della Spagna eravamo arrivati, il ceppo familiare, nella Serenissima, o altro. Da parte di madre ebrei serbi, quindi sì, sefarditi, perché è sempre l'area dell'impero ottomano. Mamma mia, quando rileggo le note biografiche di Moni Ovadia e quando sento parlare amici ebrei che mi raccontano delle loro tradizioni familiari, no, l'espressione ebreo errante certe volte non è solo, diciamo, un'etichetta pubblicistica, alle spalle ci sono decenni e secoli di storie che poi però ciascuno può interpretare a modo proprio, anche con grande indipendenza e autonomia di giudizio. Lo dico perché Moni Ovadia, non soltanto oggi ma anche in passato, il suo essere ebreo l'ha declinato in maniera molto personale, anche andando a scontrarsi anche più di una volta con le comunità di ebrei in Italia, credo sia a Milano che a Roma, ricordo male? No, proprio io sono stato per la mia... Io, Antonello, esprimo il mio diritto costituzionale di esprimere le mie opinioni a titolo personale, perché non ho tessere di partito, non appartengo ad associazioni, a nulla, e malgrado questo vengo attaccato con insulti, calunnie ferocissime e anche minacce, quelle le ho segnalate sempre alla polizia. Io sostengo il diritto del popolo palestinese
ad avere la propria terra nei territori assegnati dal diritto internazionale, e sostengo che le politiche del governo israeliane sono in violazione di tutte le risoluzioni internazionali e le norme internazionali. Parlo del governo e dell'autorità militare, non mi riferisco agli israeliani, io ho amici israeliani, come ho molti amici palestinesi, ma esprimo, ripeto, opinioni, però pare che le opinioni in questo paese, secondo certuni, debbano essere embedded, cioè debbano seguire delle regole a priori decise, non si sa da chi, a titolo di che cosa. Sono talmente d'accordo con Moni Ovadia che l'altro giorno parlavo informalmente, cioè con una chiacchierata con Mauro Coruzzi in Arte Platinette, il quale viene accusato di essere un gay omofobo, che già è un ossimoro, un gay omofobo, perché si permette di contestare alcuni passaggi e l'impianto del famoso DDL Zan, che viene presentato semplicemente come un rafforzamento delle pene, delle sanzioni per chi è omofobo o transfobo, ma i critici invece dicono no, lì dentro c'è anche altro, vorremmo poterne almeno discutere in una democrazia. Accantonando Platinette, gay omofobo, Moni Ovadia, essendo ebreo, che però si permette di eccepire sulle politiche dei governi israeliani, passa per antisemita, o almeno, se non viene dichiarato così, viene inteso così, o sbaglio? Sì, sì, no, mi sono state lanciate accuse durissime di essere un ebreo antisemita, di essere un ebreo che odia se stesso. Io sono molto ebreo, sono orgoglioso della mia parte di identità ebraica, perché, come mi sembra abbia detto Amartya Sen, e io condivido, noi abbiamo molteplici identità. Io mi sento ebreo, mi sento cittadino italiano, cittadino europeo e cittadino del mondo. Mi sento cittadino milanese. Io, a differenza di molti milanesi nativi, anzi di quasi tutti, parlo il milanese, lo coltivo e lo adoro. Poi ho imparato il dialetto triestino, conosco il siciliano, parlo, diciamo, un certo numero di lingue, non capisco queste definizioni. E poi io proporrei invece una legge che condannasse la falsa accusa di antisemitismo con le stesse pene con cui un antisemita provato sarebbe condannato, perché non vedo perché io debba essere insultato e calunniato solo per esprimere delle opinioni che tra l'altro condivido con molti israeliani di opposizione, a partire dal grande giornalista Gidon Levi, che scrive su un giornale israeliano pubblicato da un editore israeliano letto da israeliani. Lui ha scritto, l'ultimo articolo che ho letto, di una durezza, i miei giudizi al confronto sono moderati. Gidon Levi ha scritto una cosa veramente molto dura, ma vive in Israele e esprime le sue opinioni. Ecco, se in Italia si imparasse una volta per tutta a discutere della dignità dell'argomento sulla base di argomentazioni, non di insulti, calunnie, forse faremo un passo verso quella democrazia che nel nostro paese ha davvero pesantissimi limiti. Io ho proposto tantissime volte ai media mainstream di discutere della questione israelo-palestinese, non per dire che io ho ragione, ma per poter dire quello che penso. È impossibile, c'è una censura, un'autocensura, un muro di gomma, non capisco perché, mentre persino in Israele, che è un paese in condizioni diverse dal nostro, ci sono persone, intellettuali, militanti per i diritti dei palestinesi, che si esprimono con estrema crudezza e radicalità. Cerco di fotografarlo alla mia maniera, essendo io un povero scriba. Allora, intanto ricordiamo questo ultimo passaggio che ha detto Moni Ovadia, è molto importante. Israele è una democrazia,
a differenza di molti paesi che stanno intorno, praticamente tutti, a Israele, è una democrazia dove si vota e dove c'è un dibattito, dove il diritto al dissenso, come dovrebbe essere normale, è garantito. Ricordo poi a quelli ignoranti come me di ricordare sempre che quando si parla di arabi non vuol dire che siano tutti musulmani, così come quando si parla di israeliani non vuol dire che siano tutti ebrei. Bisogna stare attenti perché, come dice Monio Vadi, anche qui correggimi se sbaglio, dice: io sono ebreo ma non sono un sionista, e poi se vuoi ci chiarisci. Però questo è, allora ti chiedo questa, chiarire questa differenza, ebreo non sionista, e che effetto ti ha fatto la foto che è stata pubblicata della manifestazione pubblica che si è svolta a Roma di solidarietà a Israele, dove erano presenti molti leader di partito italiani, compresi il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario del PD Enrico Letta. Non ti sei sentito dalla parte del torto? No, assolutamente no. Io rispetto le opinioni degli altri. Vorrei solamente, ma veramente lo dico nel modo molto sereno, non aggressivo. Vorrei, per esempio, mi piacerebbe veramente partecipare a un dibattito con l'onorevole Salvini e l'onorevole Meloni e chiedere a loro, che si dichiarano sovranisti o vengono definiti così, se solo il popolo palestinese non ha diritto ad avere sovranità sui territori che sono stati assegnati loro dalla legalità internazionale. È una semplice domanda alla quale però vorrei una risposta non retorica, non evasiva. Certo, io capisco i missili lanciati da Hamas e le uccisioni eventuali che causano a cittadini israeliani sono sempre una tragedia. La morte di un essere umano ucciso è sempre una grande tragedia. Io però domando questo: si può anche, se uno lo ritiene, condannare Hamas, ma questo è una ragione per non dare ai palestinesi le terre che spettano loro? Parliamo di 54 anni di occupazione, non di un breve periodo a seguito. Quindi, e poi dobbiamo ricordare quella che è la politica del governo di Israele, in particolare del presidente del Consiglio israeliano, del primo ministro Benjamin Netanyahu, che secondo me vive molto bene la sua carriera politica nelle situazioni di conflitto con i palestinesi, perché se lui perdesse la carica dovrebbe affrontare una pesantissima accusa di corruzione e avrebbe una forte probabilità di finire nelle carceri israeliane. Quindi stai dicendo in sostanza che potrebbe essere una sorta di arma di distrazione di massa il fatto, perché di solito si dice, no, che quando un politico è in difficoltà la prima cosa è individuare un nemico esterno, però Hamas è nemico di Israele, Moni. Qui bisogna fare delle analisi più profonde. Noi in questo paese siamo di una allarmante superficialità. Allora, visto che tu mi chiedi, gli israeliani hanno ritirato i coloni da Gaza, lo dicono sempre, questo è vero. Dopodiché hanno sigillato Gaza come una scatola di sardine. Controllano gli accessi territoriali, lo spazio aereo, i confini del mare, le merci entrano, escono secondo quello che dicono gli israeliani e da un'altra parte gli egiziani, che sono diciamo in rapporti di pace e di alleanza con Israele. Quindi i cittadini di Gaza sono assediati e rinchiusi a forza in un territorio che l'ONU ha dichiarato inabitabile per le devastazioni che ha subito ad opera dell'esercito israeliano. Ora, da quando io ho letto l'Odissea, ricordo che l'assedio
è un atto di guerra. Allora bisogna anche capire. Poi inoltre vorrei dire questa cosa: i palestinesi sono a Gaza, ma sono anche... Allora io mi domando perché invece gli israeliani e il governo non ritiri i coloni, 700.000 coloni che sono in territori che spettano al virtuale Stato palestinese. Quando poi alle opinioni, vorrei dire che quello che viene sistematicamente definita la più grande democrazia del mondo, io non sono d'accordo, gli Stati Uniti d'America hanno dei parlamentari come la signora Ocasio-Cortez, come l'ebreo Bernie Sanders, che hanno espresso la loro condanna del governo di Israele. Quindi le opinioni anche in America, ci sono voci che dissentono. E dirò una cosa di più, ci sono ebrei ortodossi, ultraortodossi, di alcuni gruppi, i Naturei Karta, i Satmar, che sono, non solo condannano per crimini contro l'umanità il governo di Israele, ma che sono, non solo non sono sionisti, sono duramente antisionisti. Allora è ora di non omologare tutti gli ebrei né al sionismo né al governo di Israele. Io sono un ebreo molto legato al pensiero ebraico dei grandi maestri della Torah e del Talmud, ma non sono sionista, e come me ce ne sono tantissimi altri, anche se siamo minoranza. Però vorrei dire questo alla maggioranza: la maggioranza conquista elettoralmente il diritto di governare, non conquista il diritto ad avere ragione. Su Bernie Sanders mi hai anticipato, perché lo volevo citare proprio come esempio di politico e di prima fila statunitense, con gli Stati Uniti che al Consiglio di Sicurezza dell'ONU hanno impedito, hanno messo il veto sulla condanna di Israele. Bernie Sanders, che è ebreo e che è molto critico, esattamente come è critico Moni Ovadia. Ti faccio un'altra domanda che non vuole essere provocatoria, però so che anche su questo punto tu sei molto tranchant. In Europa c'è stato l'Olocausto. I nazisti hanno sterminato 6 milioni di ebrei con la complicità e l'aiuto e il sostegno di fascisti in diverse nazioni, compresa l'Italia. Tu in sostanza dici tutto vero, tutto assolutamente stomachevole, deprecabile, condannabile, ma la Shoah non deve diventare una sorta di ricatto psicologico che viene usato nei confronti dei governi dell'Occidente e anche dei media dell'Occidente. Confermi? Sì, assolutamente sì. Questa idea è stata espressa con una forza e un vigore. Poi Antonello, io ti manderò WhatsApp dallo scienziato politico ebreo Norman Finkelstein, il quale di cui tutti e due i genitori hanno combattuto nel ghetto di Varsavia. Dopo, la madre è stata deportata a Majdanek, il padre ad Auschwitz, e la famiglia di Norman Finkelstein da parte di padre e di madre è stata completamente sterminata. Lui ha addirittura parlato di supermercato dell'Olocausto in maniera durissima, e anche continua a rivolgere i suoi moniti a coloro che lo contestano, magari anche con reazioni emotive, che io capisco. Per esempio, lui di fronte a una ragazza che piangeva perché forse il nonno ha subito la Shoah, lui ha detto in maniera molto perentoria: signorina, se ha da versare lacrime, le versi per il popolo palestinese. Allora, Norman Finkelstein, anche lui è un ebreo, è uno scienziato politico, è un uomo che argomenta con grandissima forza e tenacia. Anch'io credo, senza usare la crudezza del linguaggio di Norman Finkelstein, che ha titolo per farlo, perché ripeto, la famiglia dei suoi genitori, quindi la sua, è stata completamente sterminata, i genitori sono stati deportati nei lager. Io, i miei genitori, la mia famiglia è stata fortunata
perché noi, essendo in Bulgaria, anzi io sono nato dopo, nel 1946, siamo stati salvati col contributo fattivo del popolo bulgaro, del metropolita della Chiesa ortodossa bulgara, del vice presidente del Parlamento Dimitar Peshev e poi di tutta la Bulgaria. Pensa che il vescovo della città in cui sono nato io, Plovdiv, si è messo i paramenti sacri col bastone pastorale e si è sdraiato sui binari. Comunque gli ebrei bulgari hanno salvato tutti i loro ebrei dall'interno, però i miei genitori hanno portato la stella gialla, hanno rischiato la deportazione, anche mio fratellino, che tra l'altro assomigliava a Siegfried perché era biondissimo con gli occhi azzurrissimi, mia madre mi raccontava che era il coccolo delle SS, che erano di passaggio in Bulgaria alleati. Però i bulgari si sono opposti, i danesi si sono opposti, anche gli albanesi in qualche modo. Vuol dire che si poteva fare, il resto dell'Europa non l'ha fatto. Allora questo ci racconta molto, ma non è giusto scaricare sul popolo palestinese i crimini terrificanti e le colpe della Shoah. Loro non c'entrano. E poi non è accettabile per me usare la Bibbia come diritto internazionale, perché se cominciamo così finiamo le guerre di religione con fiumi di morti. Allora c'è un diritto internazionale, c'è una risoluzione che si chiama 181 che ha legittimato la nascita dello Stato di Israele e contestualmente ha dichiarato che una parte di quella terra era dei palestinesi, e poi ci sono altre risoluzioni come la 338, la 242 che definiscono i confini nei quali Israele è pienamente legittimo. Ma se tu mandi 700.000 coloni in una terra che non è tua secondo la legalità internazionale, sei un governo colonialista. E se poi vari la legge dello Stato-Nazione che stabilisce che solo gli ebrei sono i veri cittadini di Israele, tu diventi anche segregazionista, perché vuol dire che il 1.800.000 di cittadini arabi palestinesi con passaporto israeliano non sono più cittadini a pieno titolo. Allora tu fai le azioni, poi chi ti critica è antisemita? Cioè guarda un po' nel tuo sacco. Io non so neanche cosa voglia dire essere antisemiti, nel senso che ho passato tutta la mia vita, ho dedicato la mia vita a fare conoscere, a glorificare, ad esprimere artisticamente la cultura ebraica dell'esilio della diaspora centro-est europea. Allora, qualcuno è sionista, gli piace così, va bene, io no, non vedo perché non devo avere il diritto ad esprimere il mio stato, la mia concezione pluridentitaria, senza essere calunniato ed insultato, o addirittura senza che qualcuno, come mi è successo proprio in questo giorno, mi chieda conto delle mie opinioni, come mi permetto io. Io esprimo le mie opinioni, è diritto costituzionale. Se qualcuno pensa che io commetta reato di opinione, per questo ci sono i tribunali. Può rivolgersi ai tribunali, poi ci vediamo molto volentieri. Allora, questo giovane 75enne di Moni Ovadia, come vedete, è ancora una persona piena di passione civile, di tensione, di acume. Tutelo io volentieri il suo diritto al dissenso, perché io sono per dissentire sempre. Il pensiero unico è sempre sbagliato, in un senso o in un altro. Chiudiamo, perché i 30 minuti sono volati, ahimè Moni, chiudiamo con una cosa: a livello di teatro, a livello di performance, al netto del Covid che ha chiuso i teatri ma adesso forse riapriranno in sicurezza, a cosa stai lavorando? Io sto lavorando a molte cose insieme, perché sono diventato, grazie alla scelta della giunta della città di Ferrara, che ricordo è una giunta leghista, e al sostegno di Vittorio Sgarbi,
del quale io sono amico e che mi ha manifestato stima e amicizia, sono diventato direttore generale del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara e sto progettando la stagione estiva insieme al mio direttore artistico e poi anche ho già progettato la stagione di prosa invernale, prepariamo quella di lirica e di balletto e poi io ho anche progetti miei che svilupperò nella stagione prossima, perché in questa stagione abbiamo dovuto recuperare molte cose che non erano state fatte a causa del Covid e quindi sono molto attivo, ho tantissimi progetti e a questo mi dedico con un ottimo rapporto con la città di Ferrara e anche la giunta, perché questa giunta, ancorché abbiamo idee diverse, però mi riconosce come artista e questa è la democrazia. Questa giunta mostra una grande attenzione verso l'idea democratica, che si possano pensare cose diverse perché è la democrazia, ma un'altra cosa è l'arte, il teatro. E tra le altre cose te lo voglio segnalare, Antonello, noi abbiamo fatto in streaming come teatro un ricordo del genocidio armeno e adesso la giunta del sindaco Alan Fabri elargirà la cittadinanza ferrarese alla grande testimone del genocidio armeno Antonia Arslan e adesso non mi viene il nome, l'arteriosclerosi avanza, al filosofo intellettuale turco che ha denunciato il genocidio armeno anche in questi tempi e ne ha anche trovato le prove, adesso vive esiliato in America. Quindi facciamo anche queste cose e mi sembra che questi siano atti di civiltà e di questo l'Italia ha bisogno, non di sproloqui e polemichette di retrobottega. Allora, io ho iniziato questo ciclo di conversazioni per le fonti.tv, le fonti tv contro tutti, il 1 marzo e ho avuto tantissime occasioni di fare belle chiacchierate, ma voglio dire a Monivadia che questa fino a oggi le batte tutte, la più bella, la più toccante, la più sincera, la più onesta intellettualmente. Grazie a Monivadia, restituisco la linea a Milano, ci vediamo domani alle 10 con Mereghetti, il Mereghetti, critico cinematografico. Buona giornata a tutti.